ragno questo. Su YouTube e mancavo da un po', lo so che dico sempre le stesse cose, però è la realtà dei fatti. Mi sto dedicando a tanti progetti personali, visto che ormai ho una figlia piccola, mi sto dedicando al lavoro e mi sto dedicando anche a tanti progetti per la casa nuova, e uno di questi è The Pink Office, cioè l'ufficio che vedete qui. Allora, come avevo promesso, ho fatto anche delle storie su Instagram per dirvelo. A proposito, se non mi seguite su Instagram, vi ricordo che mi trovate come Celebrate with Simona Remine sia su Instagram che su Facebook, in realtà è lo stesso nome che ho qui su YouTube, quindi non vi potete sbagliare, anche se c'è una piccola, diciamo, news che ancora non è news, quindi non ve la dico, che faccio prima, vabbè, ve l'avevo anticipata. Vorrei aprirmi un altro profilo dedicato proprio esclusivamente ai progetti per la casa, e perché ce ne sono tanti e mi rendo conto che comunque le persone che mi seguono su Instagram mi seguono perché sono una party maker, e quindi quando pubblico qualcosa relativo all'arredamento, all'home decor, hanno un po' difficoltà a capire il perché, a seguirmi, e per questa ragione vorrei dividere i due profili. Però vabbè, fate finta che non vi ho detto niente, visto che ancora non è ufficiale. Io parlo con voi come se stessi parlando con mia sorella e mi rendo conto che insomma non è così. Andiamo avanti, e oggi siamo nel Pink Office, nel senso che da quando io ho cominciato questo lavoro, ma in realtà anche da prima, ho sempre avuto questa passione per il rosa e ho sempre desiderato avere una craft room, perché sono una che, dal momento che sono una creativa, sono una che ha tanto desiderio di avere degli spazi suoi per fare, per creare, per dare libero sfogo alla propria fantasia, ma soprattutto avevo necessità di spazi per gli strumenti, quindi di una stanza che fosse un po' polivalente, che avesse un angolo per il mio ufficio, che è questo che vedete alle mie spalle, ma che avesse anche altri tavoli, piuttosto che altri angoli riservati esclusivamente a fare shooting, piuttosto che lavorare, non so, su delle superfici per magari realizzare delle bomboniere piuttosto che delle torte finte. Poi ci sono anche vari, diciamo, scomparti, vari spazi, cassetti, librerie, scatole per tutte le mie cose, e vabbè, insomma, ve la faccio breve. Innanzitutto, per tutte le persone che sono nuove, che non mi seguono qui su YouTube o su Instagram, questo è un canale dedicato alla decorazione, quindi all'interno di questo canale troverete tantissimi video tutorial dedicati per l'appunto alla decorazione, che spazia, può essere decorazione di interni, decorazione di feste, decorazione di dolci, decorazione di un sacco di cose, ok? E se non lo fate già, vi potete iscrivere al canale e magari cliccare anche sulla campanella se volete essere avvisati da YouTube tutte le volte che io pubblico un nuovo video, che più o meno adesso è ogni morte de papa, e poi seguitemi anche sui social, perché sicuramente lì c'è un refresh, insomma, molto più rapido delle varie novità e anche le fotografie dei miei lavori. Detto questo, non voglio andare troppo per le lunghe, perché già il video che ho già fatto, il montaggio di tutte le varie fasi di lavorazione di questa stanza, so che è parecchio lungo, quindi nulla, vi voglio dire che dal momento che abbiamo comprato casa, questa stanza nei miei pensieri è sempre stata destinata ad essere il mio ufficio. Prima era, diciamo, uno studio, era molto cupa, molto scura. Se ce l'ho, nel montaggio vi metto delle fotografie anche di com'era prima, e poi l'ho tutta ristrutturata, rimbiancata, risistemata e riarredata in base alle mie esigenze. E all'interno del video troverete tanto rosa, quindi mi raccomando, chi è debole di cuore si mettesse seduto. Detto ciò, io vi lascio al video che ho montato per farvi vedere come siamo arrivati fino qui, e poi ci rivediamo dopo per farvi vedere il piccolo mini tour del mio Pink Office.
dopo aver imbiancato questa stanza, questa è la situazione come si presenta adesso. Allora, io all'interno di questa stanza ho due pilastri gemelli, uno è questo e uno è questo qui di fronte, che ovviamente mi dividono un po' lo spazio della parete a metà, per cui non ho potuto scegliere di arredare il mio ufficio così come mi pareva a me, ma ho dovuto farlo sulla base degli spazi che mi rimanevano liberi e dei mobili che io avevo da inserirci dentro. Quindi la destinazione finale delle mie cose è in questo spazio qui, la mia scrivania con la quale io solitamente lavoro, quindi con il mio computer, la mia Cameo. Poi in questo spazio qui invece più piccolino farò una sorta di angolino dove poter fare le fotografie e i miei piccoli allestimenti o magari i miei prodotti, però mi piaceva molto l'idea di metterci della boisserie rosa perché è sempre stato un mio desiderio, però voi capite che nel momento in cui uno va a vivere magari con un compagno, con un marito, non è che può monopolizzare la casa e mettere del rosa che è un colore prettamente femminile, per cui la mia decisione è stata di metterla qui all'interno del mio ufficio, che infatti diventerà il mio pink office. La decisione quindi è stata quella di fare questa parete qui rosa, anche se sarà un rosa molto chiaro, un po' quello del mio logo di Celebrate, e continuare poi con una boisserie rosa, quindi soltanto nella parte inferiore di questa parete, e per dare un po' una continuità alla parete stessa. Stamattina sono stata ad un negozio che vende legnami, una sorta di mercato del legno che abbiamo qui a Roma in zona Ostiense, si chiama Blasi Legnami, e poi magari vi metto il link in info box, per andare a comprare le modanature che mi servono per fare la boisserie. Ho comprato due tipologie, questa è quella più piccolina, vedete, rispetto alla mia mano. Ve la vorrei far vedere in sezione per farvi capire com'è fatta. Eccola qui. E sono le modanature con le quali vorrei fare questa parete qui più vicino alla finestra, e realizzando due cornici, una alta e una bassa, quindi due rettangoli, sempre rosa, tono su tono. Ne ho comprate 5 stecche, ovviamente ho preso le misure sulla base di quello che serve a me nella mia parete, e poi ho preso quest'altra, che invece è molto più grande, molto più pesante e anche molto più costosa, questa è la sezione. E quest'altra correrà per orizzontale lungo la parete della mia scrivania, quindi così. È arrivato il momento di miscelare il colore. Oddio, sono un po' emozionata, sono un po' in ansia perché vorrei che venisse proprio il punto di rosa che dico io. Allora, questa vernice rosa che ho preso dalle Leroy Merlin della Luxens è un rosa chiaro opaco, in particolare Pin Up numero 6. Ora però io ho preso anche della vernice bianca perché credo che vada scolorita, non so se questo punto di rosa sul muro è giusto oppure magari diventa un po' too much, soprattutto su questa parete che io devo fare da su a giù, nell'inquadratura da giù a su. Comunque, quello che io adesso andrò a fare è mostrarvi la mia attrezzatura, che è proprio una roba basic. Non mi chiedete che tipi di ullo uso, che marche di pennelli, io uso quello che trovo. Sì, questo lo dovete sapere, tanto poi alla fine è il risultato quello che conta. Non sono un'esperta di pittura o di ristrutturazione al punto tale da potervi indicare quali sono le marche da utilizzare, però vi posso dire quali sono gli attrezzi che uso io. Sicuramente dei pennelli, perché con i pennelli vado a fare le cornici, quindi andrò prima a fare la cornice con il rosa lungo il battiscopo qui e lungo il soffitto e lungo i due margini laterali. Ovviamente vi potete aiutare anche con il nastro di carta, io ho una mano molto precisa quindi spesso neanche lo metto, preferisco farlo direttamente col pennello. Una pennellessa più grossa per arrivare sempre nei punti dove non posso arrivare con il rullo, però magari su delle superfici così grandi come le pareti mi dà sicuramente una gran mano. Questo è un pezzetto di legno con il quale solitamente giro la vernice prima di utilizzarla, e uno straccio che può essere una vecchia maglietta come nel mio caso, bagnata, perché essendo una vernice d'acqua, qualora dovessero colare qualche goccetta, potete tranquillamente pulirle con uno straccetto bagnato immediatamente e viene subito via. Se invece la lasciate giorni e giorni, poi non si staccherà più. Quindi questa è la vernice rosa, ne ho presa un'altra uguale bianca, ho preso un secchio vuoto all'interno del quale andrò a miscelare tutto, dopodiché verserò il contenuto dentro questa vaschetta e con rullo e pennelli andrò a pitturare la mia parete. Diciamo che la tabella di marcia sarà prima
pitturare per intero la parete, poi pitturare, visto che questa è una vernice che teoricamente va bene sia per muro che per legno, come potete leggere, e queste sono le stecche di legno. Io ho deciso che poi andrò a pitturare le stecche di legno da sole, e magari dopo averle tagliate, e poi dopo le andrò a sistemare sul muro. Per prendere la misura, quello che farò prima di tagliarle sarà disegnarmi magari con lo scotch carta. Io spesso ad occhio per queste cose, perché ringraziando il cielo quello ce l'ho, i riquadri per prendere la misura e poi procedere con i tagli sul legno. No, vabbè, è fighissimo come rosa. Vi dirò che dall'inquadratura sembra anche più giallo, mentre invece è un rosa più freddo. Ed è anche molto simile, tra l'altro, guardate la professionalità. Ho messo proprio il mio bigliettino accanto per capire il punto di rosa. E è bellissimo, però vi dico la verità, non so se me la sento di passarlo così com'è, senza diluire un pochettino il colore sulla parete. Di prendere il coperchietto, ecco, così si vede che è un rosa chiaro e che comunque sulla parete non è che starebbe male, eh. Queste cose le faccio sempre quando sto da sola e non posso neanche chiedere un consiglio a qualcuno, però vabbè, credo che comunque lo diluisco un pochino. Tra l'altro, mi raccomando, non fate la cavolata di diluire il colore e non diluirne abbastanza. Nel mio caso questo comunque non basterebbe per fare quello che io devo fare, quindi credo che farò un 50 e 50 rosa e bianco, in maniera da raggiungere in un altro secchiello tipo questo vuoto la colorazione che mi serve, e a quel punto poi se ne ho di più lo posso sfruttare per dare anche la seconda mano. Insomma, non dovrei avere problemi di stare a rimiscelare il colore, perché uguale non verrà mai più, ovviamente. Vabbè, vado col 50 e 50 allora. Bene, ci siamo. Questo è il 50 e 50 rosa e bianco. Adesso vado a mischiarlo con il mio legnetto e vediamo un attimo che esce fuori, se può andare bene. Comunque va schiarito parecchio come rosa, perché per carità è un colore bellissimo, però poi alla fine sui muri i colori tanto scuri stancano. Quindi ecco, anzi, direi che secondo me ci va più bianco che rosa, perché facendo 50 e 50 il risultato è questo, che per carità è molto bello, però ancora lo trovo leggermente scuro. Quindi a questo punto io direi di fare un quarto di rosa e tre quarti di bianco. Vai, ho raggiunto il colore che volevo, che più o meno è quello del mio biglietto da visita, e a questo punto si procede con la pittura. Niente ragazzi, direi che mi sono ampiamente sopravvalutata, perché ho cominciato ad andare storta col pennello e niente, quindi con la coda fra le gambe ho messo il nastro di carta lungo tutto il battiscopa e anche qui lungo le giunture delle pareti, e continuo. Ho finito di pitturare anche tutta questa parete rosa e adesso sto aspettando che si asciughi, in questo modo il colore diventerà più compatto, e ho preparato qui sul cartone la modanatura che devo andare a pitturare di rosa con gli avanzi di vernice a pennello. Per tagliare la boisserie io mi sono fatta uno schemino su un pezzo di carta quadrettata e l'ho fatto in scala, perché ogni quadretto rappresentava per me 10 cm, quindi ho preso le misure della parete sopra la quale devo mettere le stecche per fare la boisserie e ho disegnato una boisserie come mi piaceva. In questo caso io sono stata un po' vincolata da questa, che è una presa elettrica, quindi devo girare intorno alla presa elettrica con la boisserie. Detto questo,
prendendo quindi le misure dalla presa elettrica, ho realizzato due rettangoli, diciamo due cornici, quella superiore più grande, ovviamente di larghezza sono entrambe uguali, però quella superiore è più alta e quella inferiore è più bassa. Una volta fatto questo, ho visto quant'era la misura che risultava dai quadretti e poi ho moltiplicato per tornare dalla scala piccola alla scala grande e ho realizzato queste due cornici che ora ho appoggiato su questo tavolo grosso e stando attenta ovviamente a fare gli angoli a 45 gradi per farli combaciare. Poi quando li metterò sul muro per farli combaciare ovviamente mi aiuterò con un pochettino di stucco e così chiuderò bene i pori. Ora che ho le due cornici vado a verniciare le mie due boisserie e poi dopo le fisserò al muro. Le stecche di boisserie sono tutte verniciate, adesso non mi rimane che attaccarle sul muro e lo farò con dei chiodini senza testa, molto molto sottili. Stiamo piano piano trasportando giù tutti i mobili e inizia a prendere forma. Questa mensola va posizionata qui sul muro e piano piano inizia a prendere forma. Buongiorno, un'altra giornata lavorativa qui da Muratore è iniziata e vi volevo far vedere a che punto siamo arrivati qui nel mio ufficio. Eccolo lì.
e ho montato queste due mensole che vedete alle mie spalle. Dal mini tour. E a proposito, se vi è piaciuta la stanza e desiderate un tour più approfondito dove vi spiego come ho distribuito gli spazi in funzione ovviamente a quelle che erano le mie esigenze lavorative, lasciatemelo scritto nei commenti, perché se vi interessa farò un nuovo video per parlarvi di questo. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuta questa piccola ristrutturazione. Ce ne saranno delle altri video di ristrutturazione di altri ambienti della casa, però questa ci tenevo in maniera particolare perché ovviamente è un po' il cuore rosa, il cervello rosa, come dico io, della macchina che metto in moto quotidianamente tutti i giorni, e quindi anche un po' il cuore della casa, il cuore rosa della casa. E ci tenevo a farvela vedere. Spero che vi sia piaciuta, che vi sia piaciuto anche il video. Se vi è piaciuta sia la stanza che il video, o solo la stanza o solo il video, ricordatevi di mettere un like a questo video, perché è l'unico strumento che io ho per capire quello che vi piace, i contenuti che magari devo riproporre. E niente, a me non rimane che salutarvi, mandarvi come sempre un grandissimo bacione e dirvi che ci vediamo al prossimo video.